Riflettiamo. La frana, l'espressione del nulla di un ambiente, di un territorio, di tante persone, la cancellazione della vita. Sono tormenti che tuttora, 60 anni dopo, turbano e interrogano le coscienze. Va diritto al punto Sergio Mattarella oggi al cimitero monumentale delle vittime del Vajont e alla diga per la commemorazione istituzionale dell'Olocausto che si compì la notte del 9 ottobre di 60 anni fa. La prima volta di un Presidente della Repubblica nel territorio di Ertocasso, dove nel 1957 iniziò la costruzione della diga voluta nel posto sbagliato per meri interessi economici. Il Capo dello Stato è visibilmente commosso. Prima di accedere alla tenso struttura dove sono assiepate le massime cariche istituzionali, viene accompagnato sul coronamento della diga, lo sguardo nel canyon del Vajont, in fondo Longarone. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa saper apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'uomo fa parte della natura ma non deve diventarne nemico. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico, afferma Mattarella citando l'esortazione di pochi giorni fa di Papa Francesco. Si tratta di porre attenzione e saper governare con lungimiranza gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione l'umanità e i suoi destini. Infine, l'impegno della memoria, il compito della Repubblica irrinunziabile che i cittadini delle terre piegate dal disastro di 60 anni fa continuano a coltivare. La richiesta di Mattarella, sottolineata da 3 applausi scroscianti. Ritengo che sia non soltanto opportuno, ma doveroso che la documentazione del processo celebrato a suo tempo sulla responsabilità rimanga in questo territorio. Quella documentazione era stata necessariamente raccolta nei luoghi del giudizio penale, perché aveva allora una finalità giudiziaria. Conclusi da tanti anni i processi, oggi riveste una finalità di memoria. Appunto per questo è stata inserita dall'UNESCO nel suo registro della memoria. E quel che attiene alla memoria deve essere conservato vicino a dove la tragedia si è consumata. Per rendere onore alle vittime del Vajont e per riceverne un monumento per evitare altre tragedie.